Benvenuti nel Future Lab del Savoia Bene in Casa. È uno spazio bello e che abbiamo analizzato ed immaginato secondo quelli che sono i principi pedagogici ai quali il nostro istituto si ispira: l'apprendimento di competenze, la comprensione profonda e l'apprendimento attivo. Quella che è stata la nostra idea di fondo è stata tradotta in realtà dall'architetto Carlo Antonelli dell'Accademia Poliarte Design di Ancona. Il Piano Nazionale Scuola Digitale sottolinea l'importanza di offrire agli studenti percorsi di robotica e making. Qual è l'obiettivo? Quello di favorire innanzitutto la didattica delle discipline STEM, ma in generale possiamo dire la didattica per competenze, ma anche stimolare la creatività e lo spirito di iniziativa dei ragazzi. E tutti gli ambienti rispettano non soltanto la realizzazione dei contenuti, lo sviluppo delle metodologie, l'esercizio, l'elaborazione, l'attività di laboratorio, rispettano una cosa fondamentale, che è quello di rendere attivo il processo di apprendimento degli studenti. Spazio che sarà non solo dedicato alla fruizione di contenuti, ma sarà anche dedicato alla ricerca e alla produzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata, grazie alla partnership con l'Università Politecnica delle Marche. La tecnologia ha ed avrà un ruolo sempre più importante nella società moderna. Il nostro scopo però è quello di migliorare le capacità logiche, il nostro scopo è quello di formare la mente dei ragazzi. Quindi quando abbiamo a disposizione un ambiente e gli strumenti del nostro Future Lab, il nostro obiettivo, dobbiamo sempre ricordarci, che non è imparare ad usare, ma usare per imparare. Lorenzo Farinelli. Lorenzo era un medico ed era anche un artista ed era anche un alunno di questa scuola. Ci ha lasciato un messaggio profondo di vita, di desiderio di vivere, e quindi affinché l'educazione alla ricerca, alla creatività e alla scienza possano in futuro aiutare tutte le persone che, come Lorenzo, avrebbero voluto vivere.